E adesso però si può partire, autorizza Di Marco, si gioca a Milano, si corre con il Torino. Lì vicino Cenic, ancora Fightman, dervisci su di lui. Sterza il francese e poi si accorge che però non ci sono tanti aiuti da quelle parti. La alza per Nice, buono lo scatto, entra in aria, Nice non la mette in mezzo. E subito però pericolo per Lin, poi però la restituisce a Nice, ancora Toro in avanti. Buona la sgasata, il tocco dentro, Jurgens non segue, arriva però Opoku, che allora la ributta in mezzo. Jurgens tenta la mezza rovesciata, poi ci prova a gestire. Ruiz vorrebbe un altro giro palla, ignorato dal compagno, allora lancio lungo. Raccoglie da quelle parti anche Sava per Nice, di nuovo ricercato Sava, deve intervenire. Allora Stabile gira a mille là davanti il Toro, attento però anche bandierina. Questa volta cerca il primo palo, non lo trova perché Curato lo butta fuori il pallone con Jurgens, che poi va a ricercare la porta. Autorizza Di Marco, va Jurgens, destro che gira, pallone che passa ma che non fa male a Caligaris. Ci prova l'ex di giornata Jurgens, pallone alto, sempre 0-0. Nessun problema qua per Caligaris, tanti uomini a seguirlo con il buco di Cassama, la tiene in campo Jurgens, in mezzo c'è Nice, Jurgens per la porta, pallone che passa, Sava che raccoglie e che fa vibrare la parte esterna della rete. Quando partono sono problemi, salvo però anche in questo caso Caligaris, pallone fuori e qua Jurgens cerca l'infilata. Nice però si era appostato alle spalle di Fontanarosa, si era mossa bene comunque la difesa dell'Inter. Secondo Di Marco, Jurgens sgancia la cintura sulla destra Dembélé, prima però ci prova Anton, pallone nel posteggio e rinvio. C'è un cambio adesso per i nerazzurri, fuori Owusu, c'è anche Martini che raggiunge così Owusu in panchina. Anche Nezirevic è pronto a fare il proprio ingresso in campo. I giocatori dell'Inter si farà sentire come Christian Kivu in spogliatoio. Tre cambi al 37esimo minuto. L'Inter continua adesso a gestire. Taglia Stankovic, buona la proposta. Fontanarosa dentro, sta arrivando anche Carboni che non può però assolutamente arrivarci a palleggiare da dietro con Ruiz. Largo come sempre invece Opoku, sinistro tagliato dentro, sta arrivando Nice, chiude Cassam. E si accorge che però lavorano bene i quattro dell'Inter schierati su quella fascia. Sava senza fallo, punta all'area di rigore, dentro il cipriota, chiude Stankovic. Avanti l'Inter, c'è anche Di Maggio che accompagna, largo per Carboni. Carboni vede la porta, non la cerca, anzi in ampiezza per Di Maggio, giù la bandierina, cross dentro, c'è Esposito con la testa che riesce a portare avanti l'Inter al 42esimo minuto, la partita la fa il Toro, Kivu fa tre cambi e l'Inter passa in vantaggio, sempre con il solito Esposito, 1-0. Inter in vantaggio con il gol del suo numero 23, a un passo dalla doppia cifra Esposito, nono gol in campionato per lui, 3 nell'ultimo weekend e poi una testata preziosissima in questo primo tempo. Di Maggio dentro, Esposito va a lavorare alle spalle di Della Valle, Dembélé non chiude e se la prende qua il terzino francese con il suo compagno di reparto, può ben poco Passador in questa occasione. Di Maggio largo ed Esposito, Dembélé preferisce però fare da solo, poi palla allo svedese. Nice contro Fontanarosa, lo manda in tilt, poi va dentro Nice, in qualche modo ultima chance in questo primo tempo per il Toro. Opoku dentro per Jurgens, palleggia il Toro ma non ce n'è di tempo ulteriore in questa prima posizionarsi. Adesso in campo il Toro e l'assist arriva sempre in questa prima battuta, sarà infatti vicino c'è Esposito, di nuovo Carboni, non va per la porta, anzi gestisce largo Kamate col sinistro. Kamate, per poco l'Inter non raddoppia, Curato lo non pizzica, salvo Passador, quando attacca fa davvero tanta paura. Di Weidman adesso buttare in mezzo il pallone, braccia alte, parte il francese, taglia in zona secondo palo, Caligari se non esce, aria. Carboni e Stankovic, due alternative parecchio valide per Kivu.
l'ok di Di Marco, va Carboni col sinistro, pallone che si stampa sulla traversa, poi di nuovo Stankovic e infine poco allontana, ci prova Carboni a far girare il sinistro, non riesce però a trovare il 2-0, riparte adesso il Torino con Sava, sta arrivando anche Nige, Sava con il sinistro per Jurgens, Ciamo con Kamate che affianca Curatolo, buona la sterzata di Curatolo, la vuole Carboni, punto Poku, Carboni col sinistro per la porta, questa volta non la presente dell'Inter, sempre Esposito, sta arrivando Carboni, Passador deve liberarsi di questo pallone che brucia e lo fa gettandolo in rimessa laterale. Jurgens salta Di Maggio, sono tre su di lui, allora c'è Meglichella, a rimorchio c'è Weidman, con il destro può cercare la porta, Stankovic su di lui, gestisce il francese, poi va dentro, pallone che rimane lì e allora Nige ci prova due volte lo svedese, ancora Nige che poi riesce in qualche modo a macchiare. Uno stop e poi una sgasata in avanti, c'è Meglichella qua, non può arrivarci con Kassama che stava attendendo l'arrivo di Caligaris, non molla, di un centimetro c'è Meglichella, va a prendersi, che la classifica è pronta ad essere stravolta, Kamate vede Esposito ma vede anche Carboni, palla all'argentino, prova ad andare via, Opoku chiude, arriva però anche Nesirevic, chiude Carboni, fischia Di Marco, caso chiuso, calcio di rigore per l'Inter. Con Anton che non protesta nemmeno e qua però gran merito va ovviamente dato a Nesirevic che arriva da una parte, c'è Passador 11 metri più in là, invece Curatolo va con il destro, il canterano nerazzurro la infila in porta, 2-0 per l'Inter a 20 minuti dal 90esimo, prima Esposito poi Curatolo, esulta adesso Cristian Chivu, il 2-0 ad entrare il numero 22 la smorfia da parte di Passador, il secondo gol in campionato invece di Denis Curatolo che lo spiazza e che poi va a scambiarsi un caloroso abbraccio con Capitan Esposito, sta Ciamaglichella, sta arrivando Poku, Ciamaglichella allarga per Opoku che poi con il sinistro taglia dentro, Weidman verso la porta, deviazione e Caligari straccovando in qualche modo a rallentare un fastidio ingombrante con Curatolo che adesso parte sulla sinistra, accelera Curato dell'Aquila, arriva Dembélé, taglia dentro dell'Aquila per la porta con il sinistro, smorza in qualche modo stabile dietro, allora dell'Aquila, anche Kamate a dare una mano su quella fascia, dell'Aquila va dentro, la cerca Corona, Caligaris rimane fermo, pallone fuori, ci prova ma non ci riesce con la testa Corona, poco cercato là davanti, palloni sporchi. Largo c'è Dembélé, dell'Aquila spalanca dall'altra parte per Opoku, su di lui Nesirevic, dentro Poku, Corona con la testa, Caligaris raccoglie ancora una volta, nessun problema per il portiere dell'Inter.